Ciao a tutti, oggi prepareremo insieme dei deliziosi involtini di petto di pollo farciti profumati al limone. Iniziamo subito. Per prima cosa andiamo a battere con il batticarne le fettine di petto di pollo su entrambi i lati. Battute per bene tutte le fettine e andiamo a mettere momentaneamente da parte, e adesso andiamo a tagliare a pezzetti abbastanza grossi il formaggio, in questo caso una scamorza. Tagliata la scamorza, sto mettendo una sull'altra le fettine di prosciutto cotto e adesso me ne vado a ricavare 5 pezzetti, visto che ho 5 involtini da fare. Così andiamo a fare il primo involtino. Prendiamo il prosciutto cotto, la scamorza e arrotoliamo tutto. Passiamo l'involtino nella farina, attenzione a non farlo aprire, infariniamo anche sui lati e poi andiamo a fissare con uno o due stuzzicadenti, dipende da quanto è grande. Ecco qui, e mettiamo da parte. Alla stessa maniera facciamo gli altri involtini: prosciutto cotto, scamorza e arrotoliamo. Passiamo nella farina e fissiamo con lo stuzzicadenti. Preparati tutti gli involtini, ci spostiamo in padella. Fiamma dolce, olio extravergine d'oliva, lo facciamo riscaldare per un momento e poi andiamo ad aggiungere i nostri involtini. Adesso li faremo rosolare per un paio di minuti per lato. Nel frattempo vado a premere un limone intero, abbastanza grosso mi raccomando, ho messo il colino per evitare che ci vadano i noccioli, chiaramente. Gli involtini sono a buon punto sul primo dei tre lati su cui li gireremo e quindi li vado a girare. Aggiungo un pizzico di sale e un po' di pepe nero macinato e lascio cuocere. Ultimo lato da far rotolare e ne approfitto per tagliarmi a pezzetti le olive. Tagliate tutte le olive, andiamo ad aggiungere il succo di limone in padella, giriamo ancora una volta gli involtini e andiamo ad aggiungere un metro di acqua calda. E subito dopo aver messo acqua e limone, andiamo a mettere le olive e lasciamo cuocere per 5-6 minuti a fiamma vivace. Eccoci qui, direi che è il caso di spegnere perché questo sughetto lo utilizzeremo per condire gli involtini. Raga, guardate che belli! Raga, deliziosi, davvero buonissimi, provate per credere. Se provate a fare questa ricetta, tramite i commenti fatemi sapere come vi è venuta. Se avete qualche suggerimento da dare, scrivete pure. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!